Attualmente sono una un sindaco sospeso. Il 26 c'è il ricorso in Cassazione, spero che almeno per 3 mesi possa ritornare ad essere sindaco, questo come un fatto di orgoglio, perché ho passato un inverno con questa misura cautelare che non è una cosa che in confronto ad altre misure magari è una cosa che meno afflittiva, però pesa nell'anima. Avrei potuto evitarlo, sono sicuro, dimettendomi, ma non l'ho fatto per una questione di orgoglio. Si aspettava tutto questo clamore, ma anche tutta questa solidarietà? Io non ho fatto questo per diventare un personaggio nell'aspetto positivo e negativo. È stata una combinazione. Senta, secondo lei l'Italia è un paese accogliente? Questo comincia ad essere un luogo comune, perché bisogna considerare tanti aspetti e soprattutto i contesti sociali, il periodo storico. Ovviamente questo è un tema che non lascia proprio spazio alla diplomazia o alla mediazione, perché è inutile che ci nascondiamo. Non lo so se dipende da sensibilità umane o atteggiamenti così culturali, ma le posizioni intermedie su questo tema contano poco, perché o stai da una parte per l'umanità o per la disumanità. È ormai diventato simbolo. È diventato simbolo, ecco, dell'accoglienza, anche della, contro quello che sta succedendo in Italia. Anche questa è una cosa che non ho né cercato e che è stata da tutto involontario. Anche il fatto come oggi sono arrivato qua, con il pullman, con il treno, non c'era nessuna organizzazione, nessuna segreteria particolare. Mi hanno chiamato perché mi hanno detto che sono io, Dante Salvini. Ovviamente lui si muove con mezzi, con sistemi, e anche le sue dichiarazioni sono il risultato di una attenta, diciamo, anche analisi scientifica, non lo so come. Io quello che vi dico, così come la penso, ve lo dico.